grande. Come fa Gianji? Ma Gianji, vieni te la prende. L'altra che ho messo a Milano. Il prossimo sarà Gianji, salto subito. Gianji, ti ha toccato una croce. Gianji, ma ha dei pregi. Ciao ragazze! Ciao, bentornate al nostro consueto appuntamento con i preferiti del mese di agosto, barra un po' settembre. C'è un po' consueto, è 3 mesi che non lo facciamo. E tra l'altro abbiamo rischiato di non farlo mai più, dopo il terrificante viaggio dell'orrore. Da Londra a Bologna abbiamo rischiato grosso, ragazze. Solo il treno d'ora in poi. Raggiungeremo ogni parte del mondo col treno. Col treno, sì, ecco, quindi insomma, ringraziando, siamo ancora qua e quindi prego, partiamo. Va bene, a volo del terrore che abbiamo condiviso con una nostra amica che abbiamo conosciuto. Ah, sì, giusto. Super fans. Ti salutiamo, grazie. L'unica che ci ha riconosciuto nel nostro viaggio oltre oceano. Ma in realtà tutte, cioè. No, in realtà tutte ci hanno riconosciuto. Però si vergognavano. Vabbè. Allora, il suo primo prodotto preferito mi sta anche lacrimando un occhio. Io parto con un super prodotto, che è l'acqua micellare dell'acqua alle rose. No, è fantastica, bimbe, a parte che è super delicata e la uso sia sul viso, ovviamente, sugli occhi e sulle labbra, ma poi fa questo buonissimo profumissimo. Di acqua alle rose, esatto. Io il profumino. Ho usato il detergente per lavarmi il viso, le salviette e l'acqua profumata proprio. Il tonico, che vabbè. Il tonico, che ce l'ho, però questa no. Sì, questa è nuova. Anch'io, senza parabeni, senza saponi. Con acqua distillata di rosa, 95% origine naturale. Senza risciacquo, a me sta piacendo tantissimo. E poi, te l'ho detto che a me la rosa non mi è piaciuta come profumo, invece adesso mi piace da morire. Si vede che mi sto facendo vecchia pure io. Ti sto contagiando con i profumi da pelliccia. No, ragazzi, me l'ha fatto sentire alcuni a Londra che... paura! sono dei classici. Non sono per tutti, capisco. No, no, per me no. Per me no, e anche per il 99% della popolazione italiana. Beh, meglio, i suoi aspetti positivi. Sì, questa, sì, no, cioè, per me sì, perché non ce meno ce li hanno. Sì, sì, no, ce li hai solo te, papà. Te e la Marina, tua mamma. Che infatti non capisco, perché tua mamma è giovane. E quindi, non so. Ma per me ha deviato anche lei, sei rimasta solo te. Va bene. Anch'io ho un prodotto, allora, per la pulizia del viso. Tu hai un'acqua micellare, io invece ho un refreshing cleansing gel. È molto carino. Che è di Avalon Organics. Questo è un prodotto bio. Americano? Americano, che però io ho acquistato qua in Italia. Non a New York? No, non a New York. L'ho presa qua in erboristeria, qua a Bologna. Che l'hai preso a New York? Ah, ok, sì. E niente, è praticamente un super detergente per il viso, che però ha anche un effetto antiossidante, anti-invecchiante, perché è la vitamina C. Ah, ma io non ho bisogno, allora. Che me, sono un po' in fissa ultimamente con i prodotti della vitamina C. A parte che a te piace un sacco il profumo. Buono! Che sa proprio di arancia. E mi piace un sacco, io questo lo uso il mattino, la sera ne uso un altro, e quindi il mattino sentire questo profumino, dipende insomma se ti piace gli agrumi. No, vabbè, molto. Insomma, mi piace molto. E poi effettivamente mi pulisce bene la pelle, non lasciandomela secca, e me la illumina. Secondo me la vitamina C su di me funziona molto bene. Sì. Ma quindi praticamente cos'è? È praticamente un gel sapore che io utilizzo con il Clarisonic. Però lo puoi utilizzare con le mani, con una spugnetta, con quel che vuoi, è un gel detergente per lavarsi il viso. Ah, vedi? Sai che il Clarisonic non lo uso da un po'. Sì, ho paura che con quel minimo di abbronzatura che mi è rimasto... Te la tolga. Esatto. Invece no, lo uso sempre. Devo riprendere. Tocca a me. Quindi niente, mi piace molto, ecco, insomma. Ci piace. Ci piace. Allora, io proseguo con questa cremina della Roche-Posay, che ha questo effetto sia idratante ma soprattutto matificante, che a me serve perché sennò mi lucido come i pavimenti, perché...
praticamente no, è molto leggera, però è sia idratante che appunto mattificante e dura, per questa cosa mattificante persiste per tutta la giornata, quindi per me è fondamentale. Ah, funziona? Sì, funziona tantissimo, quindi l'ho usata anche quest'estate perché appunto essendo così leggera non me la sentivo pesante, sì. Ecco, e mi è piaciuta tantissimo. Ho capito. E invece appunto, dato che vi dicevo dei prodotti della vitamina C, cioè tipo questo l'ho già fatto vedere in 60 video, però... Ah, adesso lo vai a comprare? Sì, e praticamente questo è il terzo, guarda, è già finito. Adesso ne ho un altro da aprire. È la terza boccetta che ho utilizzato in... Cos'è? Da giugno? Tre mesi. Fine maggio, inizio giugno, quando è che ho iniziato? Comunque l'hai fatto provare a Londra e a me piace tantissimo anche il profumo. Il profumo, sì, perché il profumo è un... cioè si sente il discorso... dell'agrumato, però fino a un certo punto è diverso dall'altro, è proprio più ha una profumazione proprio più cosmetica, non so come dire, cioè più da cosmetico, mentre l'altro sa proprio di arancio, questo sì, ha una profumazione suo particolare. E niente, cioè tipo sei fissa? Sì, sono in fissa. Quindi cioè, anche mattina se sera. Mattina e sera, e anche se utilizzo degli altri seri, io prima metto comunque questo. Pensate. E ti dico che da quando lo sto utilizzando, cioè vedo veramente il viso che è più luminoso, ho meno macchie, c'è il colorito proprio più uniforme. Io non è che abbia chissà quali problemi di rossori o chissà quali grandi macchie, però un po' di macchioline alla fine, tra magari i brufolini che avevo, tra le macchioline, cioè così le tag. Insomma, un po' dai, non è che ho la pelle di porcellana. E devo dire che questa qua, cioè, è un portento. E quindi, insomma, il terzo effettivamente un po' me lo bevo al mattino. Dovresti dare qualche goccina, io do delle grandi pushate. Ah, sì. Anche perché è super liquido e quindi si assorbe immediatamente. Sì, sì, quello l'ho portato anch'io. Lo sei messo un attimo così tamponato, è già andato. Sì, sì. E quindi ci vado a mettere dopo sopra qualcos'altro. Voglio comprare anche io. Quindi questo è finito, dopo tiro fuori l'altro che mi ha messo. Allora, io continuo con... un po' di però, scusate, non ho detto neanche che cos'è questo qua, questo qua. Ah, il serum, si chiama The Boosters Vitamina C, serum intensivo la vitamina C di Diego Dalla Palma. No, scusa. Io mi ricordo sempre solo vitamina C. Ormai lo faccio vedere così perché tanto... c'è una marca, quindi... Allora, io continuo con questa terra della Glam Bronze della L'Oreal, che mi sta piacendo tantissimo perché appunto adesso ovviamente non uso ancora il fondotinta e neanche quello compatto, però questa qui me la spennello tutte le mattine e fa, sì, insomma, mi dà mi accentua la mia abbronzatura fantastica, doratissima e meravigliosa. Ma sei ancora abbronzata? Perché ho questo? No, ma anche addosso, nelle braccia, perché sei bianca. Mi lavo. Ottima tecnica. Anche a Londra mi sono fatta la doccia giusto per cacciare, perché sennò era da un mesetto e mezzo che non no, poi sai, nella stanzina dopo poi si puzzavi anche, no, lì dentro c'era la matita. Salutiamo Fabio. Ciao Fabio. Per me adesso ci arriverà una querela, una denuncia penale anche, ci ha messo in mezzo anche il penale. Diffamazione dell'hotel di Fabio, ecco. No, e quindi vi dicevo che niente, praticamente in polvere, classica terra. Qua sotto c'è anche il pennellino che però non ho mai usato perché io uso il mio super pennello da 200 euro. Sì, no, ma in effetti però darsi la, cioè la, non la cipria, la terra comunque è così, troppo anche piccolo. Perché la terra la uso anch'io proprio per tutto il piso. Esatto, io uso il kabuki, si chiama kabuki, sì, con le norme, il kabuki che è fantastico. Sì, e quindi... Bene. Ci piace, no? Ci piace. Io di trucchi non c'ho nulla, perché praticamente io è da 3 mesi che non mi trucco, nel senso che sì, ok, ho delle terre che l'avete già visto, ho dei rossetti che avete già visto, sono sempre quelli. Infatti ci stiamo truccando poco, ma perché siamo già... Sì, siamo così belle già del nostro. Proprio perché siamo fighe di nostro. Ci sarà una caduta di visualizzazione. Proprio perché siamo fighe di nostro, in realtà non ho bisogno di questo SOS Imperfection. No. Però nel dubbio l'ho preso. E nel dubbio l'ho anche provato e mi è piaciuto. Però non usi più quella ginina greta. Allora, questo è appunto della Wycon. Ed è un trattamento correttivo che favorisce la scomparsa di brufoli e imperfezioni cutanee. Ah, quello che dico, mi parlavi per sì, prima. Perché lei è entrata in casa e l'avevo pensato qua su un brufolo che ora magicamente spero voi non vediate con il cerone, no, che mi sono messa sopra. Vi do le coordinate. Ora,
Cos'è, ore 6? Vabbè, l'avevo preso tempo fa, boh, una volta che andai in negozio, non so, per prendere qualcosa. Non mi ricordo cosa ero andata a prendere. Ah, forse il levasmalto, quello fotonico. Sta registrando? Sì. Insomma, avevo in quel periodo qualche brufolo e insomma mi sono incuriosita e ho provato sta cosa. Allora, l'unico neo che ha è che è colorato, cioè è praticamente questo prodotto che ha il suo pennellino tipo come se fosse uno smalto e voi ve lo andate a mettere sopra il vostro brufolo. Questo qua secca di brutto i brufoli, cioè io lo metto la sera e il giorno dopo è veramente... Poi adesso io non so che brufoli tu abbia, esatto. Cioè sei dei mostri a quattro teste, non lo so, diciamo che i miei brufoli il giorno dopo sono effettivamente rinsecchiti e l'unica cosa è che è colorato, quindi io non so se loro, cioè volevano... Forse, esatto, per me lo volevano fare proprio come... Colorato, tipo effetto, però tipo è chiarissimo per me, quindi... Magari ci sono anche diverse colorazioni. No, c'era solo questo. Anche quando l'ho preso, che era già un po' di tempo fa, che non ero super abbronzata, era comunque chiarissimo per me, quindi in realtà ecco questa cosa. Adesso io lo voglio provare. E quindi alla fine lo uso solo quando sono in casa o la notte, quindi lei prima è arrivata e ero avuto tutta sta patata. Era bella, però funziona. E quindi so. Ottimo, insomma. Andrò a lavorare con tutte queste. Oh, no. Oh. Allora, io continuo con questo fantastico rossetto della MAC, è bellissimo, mi sa che avevo già postato tipo una foto su Instagram. Anche questo io l'ho messo molto quest'estate. Vero, l'abbiamo preso tutte insieme, tutte quanto uguali, ed è il Retro Matte All Fire Up. All Fire Up. Fire. Ma dai, non sei lì. Fire Up. All fire up. E da questo super matte che poi ho anche... indosso ed è bellissimo, no? Sia come colore, è proprio bello, è un rosso un po' fucsia, però bello, bellissimo, super matte, quindi per stenderlo, bimbe, prima uso il primer, però è un matte che si dà bene, nel senso che sì, io meglio il quando abbiamo ruby. Preso questi, questo, ma avevamo fatto provare il famosissimo Ruby U. Cioè, sì, ok, bel colore, ma io non ce la posso fare. Cioè, con questo topa riesci a stenderlo benissimo. Sì, ma dopo un mezz'ora mi ritrovo le labbra così. Ah sì, ti dà molto fastidio. No, non riesco, troppo fastidioso. Dai. A me invece piace che me lo sento un po'. Un po' sì, ma me lo sento troppo io. Insomma, con questo. A parte che a me piace in generale. Più degli rossetti matte, a me piace l'effetto glossy. Sì, a me piace molto, sì. Ma sarà anche perché io ho le labbra meno carnose delle tue, quindi con un pochino di lucido, no? No, però sono molto matte. Ok, quindi come prosegui tu? Io proseguo con un fantastico olio bagno doccia emolliente che è finito, però non ho fatto sapere. E ho anche perso il tappo. Tanto wow, questo è fantastico. Wow, delicato. È di Mediterranea ed è appunto l'olio di mandorle ed è appunto un olio bagno, quindi era un olio bagno schiuma che lasciava questa pelle morbidissima di seta ed aveva questo profumino buonissimo. Fantastico, delicato, sì. Buonissimo. Cioè Mediterranea fa, ho già provato tanti prodotti e tanti di questi mi sono piaciuti un sacco anche per le profumazioni. E niente, questo però faceva parte di un kit dove c'erano degli altri due prodotti in olio. Quindi in realtà non so se venga venduto singolarmente, dovrò fare una ricerca, dovrò informarmi perché cioè, se è venduto singolarmente mi piacerebbe ricomprarlo. Perché veramente ti lascia questa pelle setosa, morbidissima, e poi proprio mentre ti lavi hai questo effetto olio sulla pelle, olio cioè non che ti va a ungere. Però ti idrata bene, poi io che anche se è stato sempre la pelle secca, questo mi è piaciuto molto, moltissimo, e poi per il profumo, tantissimo. Che per bello persistente. Sì. Beh sì, io devo dire che in generale adesso, dopo un po', io il bagno schiuma qualsiasi sì, normale certo. Me lo senta, magari me lo sentono gli altri. Ecco. Però è carino quando esci così sì, entri sì. In cava che si sente un po' il profumino, un po' sì, così. Sì, sì. E io termino con il mio super prodotto. Adesso qua la mini size che mi ha portato questa mia amichetta da Londra quest'estate e me ne sono innamorata. Cioè, è fantastico questo. È una crema corpo della Sopan Glory. E adesso qua non capisco. Cioè, io penso che... Cosa? No, una profumazione. Cocoa? Tipo cocco? No.
No, qua dice quello che c'è dentro. Body butter, la profumazione non c'è un nome specifico. Però è buonissima. E Idata poi fa questo profumino di burro. Io ci sento il burro e mi piace da morire. Sì. Quindi a Londra ovviamente l'ho subito ricomprato. Venga. Super prodottino. Poi queste mini size sono carinissime da portare in giro. Sono comode. Sì, sono comodissime. Yes. Invece io... Londra, eh sì, comodo. Io ho una combo. Alla fine vedete i prodotti che avete già stra-rivisto nei miei video, però mi piacciono e quindi... Raccontaci di questa combo. Questi, che allora, li ho presi quest'estate a Riccione e insomma, chi ha visto il video quando ero a Riccione insomma, ha sentito parlare di questi prodotti e mi continuano a piacere un sacco. Adesso voglio andarmi a comprare lo shampoo, perché lo shampoo a Riccione ce l'avevo, avevo sempre questo della Kerastase, però per il... dopo sole, insomma, trattamento dopo sole, e quindi lì non gliel'ho comprato il suo shampoo, però adesso vorrei provarlo tutto il trio, e quindi c'è la maschera e questo che si chiama Fluidissime ed è appunto questo spray che serve per andare a idratare e proteggere il capello poi dalla piega e dalla piastra. Che quindi ti metti dopo che l'hai sì, questo me lo metto dopo quando esco dalla doccia, sono tamponati, ancora bagnati, mi spruzzo questo, a parte che il profumo è bestiale, è molto buono. Buono, sì, mi piace. E poi anche la maschera è leggera, però al tempo stesso mi lascia il capello morbidissimo. Tocca. No, hai dei capelli stupendi dopo. E contate che allora, stavo dicendo che ovviamente la telecamera ha smesso di registrare, tanto per cambiare, la telecamera si è rifiutata in sostanza di sentire. C'è stato un momento autocelebrativo da vicino. Sì, stavo dicendo appunto che con questi prodotti devo dire che mi trovo molto bene, in effetti, tocca, i miei capelli sono bellissimi, lucenti, morbidi, profumati. Ti odio. Molto meglio di quelli della Franceschini. Che basta poco perché veramente sono... e anche la telecamera ha smesso. Esatto, giustamente, che cavolo. No, e quindi sono veramente ottimi e vi dicevo, voglio andare, perché anche qua a Bologna li vendono in diversi saloni. E se li voglio provare anch'io adesso. Non l'hai mai provato? Mai di Kerastase. Chissà se fanno, compiono il miracolo impossibile. Non lo so, è dura, sui capelli della Franceschini è dura, però... vuoi fare a pacca giù? Ti aspetto giù. Va bene, e quindi niente, appunto, io e i miei fantastici capelli. Vi salutiamo. No, abbiamo il prodotto Jolly. E qua mi prenderò una bella rivincita, però prego, prima lei. Io ho un prodotto Jolly. No, topa, sai qual è il prodotto Jolly? La mia cover, quanto bella, mille. Allora, l'ho comprato una settimana fa a Londra, quindi in realtà... Però è stupenda. Cioè, io non ho ancora usato la mia. No, ma è meravigliosa, topa. Allora, nella mia ci sono tutti i cavallucci marini e tutti i glitter azzurri. No, bimbe, cioè... A parte che è un passatempo, perché quando non sai cosa fare, guardi la tua cover, te la giri, te la rigiri, e vedi i brillantini che scendono. Io invece ancora ce l'ho insacchettata. Devo fare ancora il video haul. La mia ha i cavallini e tutti i glitter. Gli unicorni. No, vabbè, è stupenda. L'abbiamo presa da Topshop, tipo 80 euro. No, 80 euro no, però sarà costata. Insomma, un po' sarà costata. Beh, non 80 euro, quanto è costata? 25-30 euro. Però dai, beh, bellissima. No, ma guardatela. Top. Bella. Anche maschile, perché i glitter sono azzurri, quindi in teoria... Sì. No, ma scusa, non mi chiedi che ora sono? Chiedi che ora sono? No, non ci interessa, vicino. Dai, chiedi che ora sono? No, ma bimbe, cioè, ditele qualcosa. È stupendo. Allora, il mio prodotto Jolly, e qui appunto mi prendo la mia rivincita, è il Daniel Wellington. Ragazze, anch'io adesso c'ho. Bob! Io lo prenderò col codice sconto. No, non so se vi ricordavate che avevamo inserito in un mitico se non ce l'hai, non sei nessuno. Una mega polemica. Sì, perché c'è stato un periodo in cui questo Daniel Wellington l'avevano veramente tutti, tranne voi. Cioè, perché l'avevano inviato veramente tutti, tranne, insomma, tranne a noi, cioè poi in particolare, tranne a me. E quindi... non ti ricordo la faccia. Comunque te ne... cioè... E quindi, scusate, da praticamente, cioè prima non ne va nessuno, adesso oltre ad averne uno, anche Gian Giacomo è stato contagiato dal sindacalista, è stato contagiato dalla buona... Ma non è che quello è mio? Ma no, questo è del sindacalista. Ma dai, starebbe meglio a me, scusa, guarda. Ma alla fine questo qua era il mio comunque. Sì. Gian ce me l'ha rubato.
E in realtà io sto orologio era da un sacco di anni che l'avevo visto, perché lo vendevano e lo vendono tuttora qui in un negozio a Bologna, no? Che vende accessori e abbigliamento per uomo. L'ho sempre visto, ho sentito, ah, che bello questo orologio, che bello, però sai, quando vedi delle cose, ne vedi tante che ti piacciono, certo, non è che puoi comprare tutto, e quindi alla fine non l'avevo mai comprato. Poi quando è iniziata questa gran moda, che tutti avevano questo orologio, mi è tornato a mente della sua esistenza. E vi dico che c'è, cioè, ovviamente da quando me l'hanno inviato anche a me, lo sto utilizzando sempre, perché ha quel non so che di un po' vintage, un po' così... un po' chic, un po', non lo so, mi piace un sacco. Io andrò a comprare. Adesso vediamo se mi piace anche quell'inverno. Adesso mi sta piacendo un sacco. E Miki, se vuoi, c'è un codice sconto anche per te, che è valido fino al 30 settembre. La mando subito o aspetto un'ora? Hai tempo fino al 30 settembre, avrai uno sconto del 10% sull'acquisto di un Daniel Wellington. Wow. Watches. No, vabbè, non prendo una percentuale, quindi... Però insomma sono stati carini. E niente, ecco, quindi questo è quanto, il mio fantastico orologio. Comunque sono le... di già, le 4 quasi un quarto. Io vado via con la mia cover. Ecco. E niente, insomma, siamo con questo nostro appuntamento, abbiamo terminato. Ci rivedremo, non si sa bene quando. Al prossimo, saluti a tutti, buona serata e buon proseguimento. Ciao bimbe!